ammiraglio di TBF, un birrificio nato a Tivoli 2 anni fa, insieme ai miei 2 soci. Il mondo della birra artigianale è cambiato tanto in questi anni, sono felice di farne parte. Ho deciso di fare di una passione un lavoro. Ho cominciato come home brewer, poi ho studiato al CERB, dove mi sono formato, e poi sono riuscito ad aprire TBF finalmente. Qui oggi presentiamo 2 nuove birre, partiamo dalla triple, l'ultima che ho detto, è una triple stile belga con uva pizzutella, che è un tipo di uva che produciamo a Tivoli. Noi abbiamo appassito tramite essiccatori questa uva e abbiamo fatta la parte caratterizzante di questo prodotto. Poi abbiamo una blonde ale caratterizzata da bergamotto e coriandolo e lievito americano US05, tutto per la birra, insomma. Per quanto riguarda invece le 2 nuove, la Neipa è una birra in stile, insomma, americano, con la presenza di luppoli in abbondanza sia in dry hopping che in whirlpool. Viene messo anche il mango per questa cotta, per caratterizzarla con questa nota tropicale, una nota molto fruttata. Io adesso bevo la Voliva, è uno stile americano caratterizzato da una base maltata ben sviluppata e una nota amara delicata ben bilanciata. Nel finale c'è questo amaro bello persistente, ma non è troppo invadente. Al naso è un'esplosione di resina e di agrume. Alla salute, ragazzi, io mi faccio un bicchiere. Proprio oggi abbiamo cercato di creare un cocktail con un locale famoso di Roma che si chiama Ciarro Caffè, che sta a Ponte Milvio, i cui proprietari sono miei amici carissimi e sono degli ottimi bartender. Abbiamo creato un cocktail con la gose, con l'ibisco, con tequila affumicata, sale e una riduzione di uno sciroppo di ibisco. Io l'ho provato, è eccezionale, molto beverino, un bilanciamento di tutti gli ingredienti incredibile. Sostenete il movimento artigianale, ragazzi. Voi siete il motore del nostro movimento.